Allora, volevo dire che cioè, ci sta che il set in cui Shun fa pezzo sia stato streamato, ma anche il mio con Federico meritava di essere streamato perché è stato entrambi, cioè tutti e tre i match, tutti super close, proprio all'ultimo attacco. All'ultimo eravamo entrambi tipo a 130-140 e ho vinto con una throw, per dire. Intanto Comunque. questa è la loser bracket, intanto abbiamo Spat contro Wolf. Ok, la Spat è stato lanciato in loser da Lucario. Metti full screen. Vediamo, Spat di solito vince quando giocano loro due, che io sappia. Quindi vediamo come se la cava adesso in torneo, che è una situazione ovviamente diversa. Allora, lo stage alla fine è buono per entrambi. Charizard può ladrare tantissimo con le piattaforme, con l'up throw e in generale comunque con l'up B, se si rompe una combo uccide veramente presto, specialmente se ha rage. Tu che ne pensi di questo matchup? Personalmente, io credo che a parte come hai detto tu delle piattaforme, credo che comunque Charizard non abbia storia, onestamente. Sì, sicuramente in vantaggio Diddy per tutta una serie di motivi. No, Comunque. ma dico, no, non è proprio una questione di vantaggio ora, di percentuale, No, parlo proprio in generale, io sì, esatto. di un matchup proprio. Sì. Gli interrompe il fuoco carica, tra l'altro. La cosa buona è che Didi, avendo problemi a uccidere, adesso non dovrebbe essere in grado di uccidere prestissimo Charizard, che è così È vero. pesante. Quindi a questa percentuale, volendo, con questo Bello. rage, Didi è in percentuale da kill. Sì, praticamente sì. Forse anche una smash. Sì, una smash potrebbe Sì, una flash effettivamente sicuramente. vincere. Non so, forse la presa pure addirittura. Vabbè, è un dash attack. Un dash Oddio! attack. Un dash Fa attack. davvero così male, mamma mia, ma poi eravamo a ledge. Forse anche la DI che non si aspettava. E vabbè, qui l'F smash richiude, cioè, dà il pareggio totale. Ah, volevo a Freud di vincere con il suo shulk molto stylish. Vabbè, diremo a Freud Sì, ma di. soprattutto un appuntamento con una polacca dei borghi giù in città. Ah, questo non Questo l'avevo letto. è loser. È Reser 21 è loser Aspetta, bracket bracket. la linko. Aspetta, vai, manda. Allora, per il momento, wow. Piedino. La meteora di Charizard è divertente. Qua comunque, ok, si riprende un po' di percento. Mamma mia, tre bear e poi un fair. Grazie, cavolo. Continua a fare questi side B schiantandosi sullo stage, non sono tanto d'accordo. Oh, Bello, bello lo shield. Molto sì, bello ha lo proprio shield. parato giusto in tempo. Forse sarebbe morto in quel momento, non ne ho idea. Avrei potuto punire con uno smash quell'errore lì. O linkare con la banana, per esempio. Oh, situazione pericolosa. Qua è ledge guard, però non è che sia ottimo il ledge guard di Charizard in realtà. L'up throw non so, non dovrebbe uccidere. Con le piattaforme sicuramente avrebbe ucciso. Adesso mi sa che aspetterà quelle. Guarda, sta temporeggiando. Ok, perfetto, usa la Però sì, banana arriva e la la smash. banana up smash dall'1-0 a Spat. Non gli ha dato il tempo di avere le piattaforme. Molto, molto, comunque molto, molto on fire questo spot, Sì, veramente. anche se il match è stato abbastanza even alla fine. Sì, dico, però in ogni caso sembra essere, oggi sta performando particolarmente bene, secondo me. Anche se ha perso con Sup di solito. Cioè, perché ha cambiato personaggio, quindi. Sicuramente avrà sbagliato i calcoli, avrà semplicemente sbagliato i calcoli. Perché può capitare con un personaggio che non si conosce molto Diciamo che è anche bene. merito di Sup, che aveva giocato molto Sì, bene, certo, sicuramente. sicuramente, dico. Dico, non è sempre. Non so, non, molto difficilmente ci sono dei match in cui l'ago della bilancia tende direttamente solo verso una parte. A parte in alcuni casi, ovviamente, però la maggior parte delle volte sono match, non dico bilanciati, ma un 40-60, voglio dire, non troppo. Succede anche che ci siano match che vengono vinti non perché uno dei due giocava particolarmente bene, ma perché appunto giocava particolarmente male e l'altro ne ha Esatto, approfittato. esatto, esatto. Non abbiamo idea. Dovremmo aprire il Twitch per sapere. Comunque, allora, ok, tornando su Town and City. A Wolf va bene, a Spat che ci ha appena vinto, ovviamente va bene anche. Qua la P no, cioè, è stato un po' troppo greedy. Comunque, allora, inizia Spat con le sue combo, tantissimi bear in questo momento.
questo momento non atterra Wolf in questo momento. Oh, Left Smash non passa in tempo ti vengono a jab. Bello. Non so, Pyro, combo. Forse ho fatto la bianca sbagliata. Ha capito tutto. Secondo me Didi ha capito tutto. Ha capito addirittura lo spot dodge per poter eventualmente linkare la presa. Sì, anche se in questo momento le percentuali contano poco, come dicevamo prima. Anzi, ogni percentuale che prende Didi... Oh, mamma mia, questo è perché... Banana per un pixel. Oh, ha ucciso. Wow. Ok, quindi... un grosso vantaggio in questo momento per Spot. Questo riuscirà a tenere... Beh, la porta potrebbe essere già finita. Però ancora Wolfram non ha preso danni. Vediamo, diciamo che Spot sta giocando abbastanza safe, non va mai per le combo non true, tranne che ha percentuali molto basse, diversamente non rischia di essere derubato dall'AP. Cade sulla banana direttamente. Adesso con l'arrivo delle piattaforme potrebbe avere effettivamente un qualche bonus. Charizard potrebbe piazzare un altro, ma secondo me molto in alto. Probabilmente prenderebbe. Credo che la stia cercando. Sì. Infatti... No, per un pelo. Okay, per un pelo. Volato abbastanza piano. Forse ancora un 10-15. Sulla piattaforma sì, sulla piattaforma sarebbe morto. Però continua a mancare la percentuale di Charizard, sta iniziando a diventare un po' più critica. Specialmente con il rage che ha Didi in questo momento. Prova a punire il save di Didi con il left smash. Bello, prova con il raso barile. Poi rischiamo di vedere un distock perché Wolf davvero non riesce a entrare con niente. Didi, cioè, Wolf sembra essere pronto a tutto quello che Wolf fa. Oh, e invece non era pronto a questo, evidentemente. Però Charizard a 128. Certo, se riuscisse a raccare un po' di danni e a tenersi... Oh mio Dio, vabbè. Side smash. Mi sa che ha sbagliato qualcosa, però non sarebbe dovuto morire così. Peccato, comunque. Spot va avanti e forse, quanto ho capito, va contro Shumpf a questo punto. Non so, sai.